Luca Mazzetta di Helbitz Emov con una interessante novità, perché oltre a fare noleggio di monopattini elettrici, ma avete un interessante appuntamento da fare a ottobre. Sì, abbiamo un progetto di lancio di questo servizio di monopattini elettrici in sharing con pilota città di Milano, per poi espanderci in altre città italiane. È un servizio per l'utilizzo per l'ultimo miglio, è molto interessante perché è un mezzo ecologico, divertente, va a ridurre la congestione del traffico delle città urbane come quella di Milano o tante altre città italiane, e quindi pensiamo di poter fare la differenza per lo spostamento del cittadino o comunque del turista che vuole e deve spostarsi agevolmente appunto nel territorio. Quindi l'appuntamento importante che avete è quello di cercare questa autorizzazione che vi permetta di circolare su strada. Sì, siamo in attesa di ottenere la sperimentazione per poter mettere su strada questi veicoli, che comunque ad oggi, attualmente, il codice delle strade non li identifica come un dispositivo idoneo per la circolazione. E avete già previsto anche un ingrandimento dell'azienda di Helbitz, perché è previsto anche il noleggio di biciclette a pedalata assistita. Biciclette elettriche, speriamo da gennaio, aspettiamo appunto questo sblocco normativo che ovviamente ci agevolerà e ci permetterà di espandere il nostro servizio non solo in Italia, eventualmente anche in Europa. Siete puntati rigorosamente sull'elettrico? Sì, utilizzando appunto veicoli elettrici che sono ecosostenibili e quindi green, per favorire ovviamente anche la riduzione dell'inquinamento urbano, che ovviamente ad oggi è un tema molto delicato e comunque. Grazie. Grazie a lei.